sono Pier Giuseppe Rossi, insegno didattica a scienze della formazione primaria, quindi accompagno gli studenti nei laboratori e negli insegnamenti rispetto all'insegnamento, perché la didattica è la scienza dell'insegnamento, per cui e mi collego a Macerata, anch'io, mi collego a quanto detto prima da Patrizia, e quindi parto come se quanto lei avesse detto viene sussunto da me completamente. D'altronde c'è un feeling abbastanza stretto. Io parlerò appunto di complessità di regolazione e del docente come progettista, ma anche come colui che sa regolare in azione. Prima di tutto una premessa appunto sulla complessità. Noi dagli anni Ottanta che parliamo del passaggio da una visione lineare a una visione sistemica. Cosa intendiamo per visione lineare? È come se noi per studiare un ramo passassimo a dividerlo sempre in pezzi più piccoli, lo riducessimo, e questa riduzione può essere fatta all'infinito. Ma anche se posso vedere più particolari quando io trovo il pezzo più piccolo, sempre il ramo è. Il parametro con cui analizzo è lo stesso. È la logica dell'enciclopedia. In fondo la Treccani è una bellissima opera di carattere lineare. Mi piace questa foto anche perché vedete il pavimento è quello che c'avevo io in casa quando ero piccolo, con le mattonelle, si vede appena, le mattonelle quelle fatte a pezzetti. Qual è la logica dell'enciclopedia? Un stesso ordine che è quello alfabetico. Tutto il sapere è dato a priori, già c'è tutto lì. Non esiste un limite nel dividere i concetti. C'è la bicicletta, c'è la ruota, ci sono i raggi, i cerchioni, la camera d'aria, la valvola. I lettori sono tutti uguali e per intendere i vari temi tutti hanno lo stesso bagaglio di informazioni, di parole chiave, perché devono, ogni descrizione deve essere comprensibile, quindi uso delle parole che devono conoscere tutti. Siamo tutti uguali. Per prendere invece un atteggiamento sistemico io penso a un organismo, a un corpo, a un sistema che è sociale, poi penso al sistema del singolo oggetto, alla sua organo, alla cellula. Se io voglio analizzare questo non posso usare un'ottica quantitativa, devo usare un'ottica qualitativa. Ogni livello è un sistema, ogni sistema ha delle logiche interne che si basano sulle relazioni che esistono tra gli elementi che lo compongono. In realtà la cellula non è un gatto piccolo. Dite, ma che c'entra con la scuola? Nella scuola c'è un lineare, c'è un sistemico? Ma io parlavo l'altro giorno con degli insegnanti che mi dicevano che erano stati costretti ad avere questo tipo di programmazione. Passo dalle competenze, si legge? Però penso che l'avete visto da parte di parte, robe simili, quindi parto dalla competenza, la spezzetti in obiettivi, un bel coltellino, passo ai descrittori, alle conoscenze, le attività, la verifica. C'è tutto. Hanno preso il paglia e hanno fatto. Poi hanno spezzato pure, perché hanno messo da una parte la scrittura e dall'altra la lettura. Perché noi quando lavoriamo in classe c'è quei 10 minuti per la grammatica, quei 10 minuti per carità, proprio rispetto a quello che facciamo. L'ottica sistemica è l'ottica centrata sulla nostra attività. Io penso che quando parlo con gli insegnanti proprio mi dicono questa frattura enorme tra quella modalità di scomporre e il modo di essere in classe, dove c'è un'attività che è tutt'uno, che non so quando sto facendo, cioè lo so però, sto facendo letture, faccio grammatica e faccio anche altro. E se parlo di aggettivi sto facendo magari il testo descrittivo, non è che faccio perché sono cominciato a fare grammatica, ma perché è un tutt'uno, perché è fortemente connesso. Quindi varie logiche che anche qui devono essere poste a sistema, dove devo anche cercare oggi più che mai di integrare percorsi paralleli, sincronici, personalizzati e inclusivi. Faccio un passo indietro, perché oggi la complessità della scuola. Faccio questo perché secondo me è importante capire che oggi è diverso da 20 anni fa, 10 anni fa. Oggi è più complesso, è diverso. Perché? Prima di tutto a livello sociale e lavorativo. I lavori di domani saranno lavori difficilmente simili a quelli che
esistono oggi anche quando sono gli stessi. Il medico di domani avrà a che fare con delle tecnologie diverse e dovrà quindi apprendere in itinere. Ma anche dobbiamo tener conto che il 65% degli studenti di oggi andranno a fare lavori che non esistono. Devono inventarselo. Ma allora a questo punto cosa dobbiamo fare? Informare, diceva l'assessore, ma non è possibile. Non è che non è certo. Come faccio a informare su una cosa che non esiste? Io devo fornire agli studenti gli strumenti per inventarsi il futuro. Cioè devo dare quelle competenze che permettono loro di ripensare se stessi, di leggere il contesto, capire qual è il contesto e inventarsi. Ed è quello che stiamo facendo noi. Cioè noi qual è la professionalità d'oggetto di quel professionista di cui parlava prima Patrizia? È quello che sa leggere il contesto e in base al contesto crea lì la sua attività didattica. A livello culturale, questa è la prima pagina del Corriere della Sera, del primo numero del Corriere della Sera. Che competenza occorreva? Una competenza lineare. Il testo, dalla prima frase all'ultima, la leggo con la stessa logica. Come leggo tutto il testo, leggo anche l'insieme delle questioni. Non che questa competenza non serva più, serve, ma accanto a questa occorre saper leggere questo. E qui non mi basta solo saper leggere un testo. Qual è l'operazione che faccio? Devo andare a costruire la mia interpretazione di qual è la rete che congiunge tutti questi frammenti. Cioè noi abbiamo paura oggi della logica del frammento. Pensiamo che gli studenti siano anche in difficoltà per il frammento della cultura attuale. Il problema è che noi dobbiamo dare, non tanto dire che non esiste il frammento e pensare che tutto sia uno, ma dare gli strumenti per costruire la rete che conneste in una significatività alta i vari frammenti. Io qui, quando mi trovo questo, colgo, leggo velocemente le parole chiavi, i titoli, le immagini e costruisco la mia rete interpretativa, costruisco il mio significato. Significato è un'altra parola che ho sentito prima dalla dirigente, che ho sentito prima da Patrizia. Una nota a margine, me lo faceva notare un esperto di comunicazione. Notate le due figure che ci sono in basso, la pubblicità e questa. Notate come si rimandano. Cioè addirittura io sono costretto, quando vado a leggere una prima pagina, a tener conto anche di quello che ha pensato il progettista della pagina anche quando ha inserito quella l'altra pubblicità. Questa è una nota magica. In pratica, già lo diceva Leotard negli anni Ottanta, sono finite le grandi narrazioni. Prima c'era una logica con cui potevamo interpretare il mondo. La logica era quasi esterna e noi la dovevamo mettere in atto. Oggi ci sono tante logiche che si intrecciano e devono essere scelte e immediate dal lettore. Diveniamo noi, e per questo dobbiamo essere professionisti, a costruire nella nostra narrazione, costruire la nostra identità. Quindi serve un nuovo lettore, servono nuove competenze. A livello di classe non ve lo sto a dire io, che la situazione è più complessa. Le diversità, le abilità, le conoscenze diverse, ormai ogni soggetto è un soggetto, non c'è una norma e qualcuno che si differenzia dalla norma. Ogni studente è una identità specifica e noi dobbiamo costruire anche qui una rete che è specifica classe per classe. Pensare che quando finisco il mio quinquennio ritorno in prima, qualcosa del precedente, qualcosa di sostanziale del precedente può rimanere, è veramente difficile. A livello anche di insegnamento, noi possiamo scomporre quattro livelli essenziali: il curriculum, il modulo bimensile, la sessione, la lezione di lavoro e dentro la sessione le attività. Ognuno di questi momenti però è come un organo, ha una sua logica. Non posso partire in modo meccanico del curriculum e arrivare all'attività. Anzi, penso che il centro del nostro lavoro, dell'insegnamento, sia proprio sull'azione, sulla sessione, dove dobbiamo costruire l'attività come spazio-tempo creato dal docente in cui vari processi e logiche devono essere posti a sistema per creare diversi processi che si definiscono reciprocamente. Il curriculum ha tutta una serie di logiche in base a cui lo costruiamo. L'attività, la sessione di lavoro, ce n'è altre. Il problema non è quello di capire se c'è qualcosa di prioritario. Se voi pensate, nel schema che vi ho fatto vedere prima, dalla competenza nasceva l'azione. Quando voi vi mettete a pensare alla lezione di domani, alla lezione del giorno dopo, partiamo, non si sa da quale di questi punti, dipende da volta per volta. Certe volte partiamo dalla, cioè,
abbiamo programmato progettato insieme una lezione in classe di fronte agli studenti con degli insegnanti per una classe terza testo descrittivo. E da cosa partiamo? Facciamo fare delle foto. Quindi ha pensato a quale elemento per iniziare il lavoro. Altre volte partiamo effettivamente da una domanda ad uno studente, altre volte da un nodo critico e concettuale. Poi sta a noi, tra tutti questi elementi, costruire nello specifico una rete che dia significato e che li dia nodi tutti. È chiaro che quando costruiamo l'azione pensiamo pure che stiamo lavorando su quegli obiettivi e le competenze che si riferiscono a quelli che sappiamo essere là. Ma quello è come fosse uno sfondo. Non è che da là discende l'azione specifica. Quale quindi professionista per la scuola partendo da questo? Dare significato all'esperienza, saper costruire la rete, cogliere l'evento. Per fare questo non ci vuole un professionista riflessivo. Non ci vuole, ma è un tecnico che sa mettere insieme delle cose, le sa spezzettare e sa arrivare alla fine. Mentre quello che a noi serve è oggi un qualcuno che sappia progettare in contesto, che quando va a costruire la lezione del giorno dopo, mette insieme tutti quei fili in base a delle esigenze, a degli elementi che sono frutto della storia del giorno prima, dei giorni primi in quella classe, frutto delle sue conoscenze, frutto della sua filosofia educativa. Sa progettare per il contesto e sa regolare in azione, lavorando per l'allineamento tra insegnamento e apprendimento. Lavora sui significati e costruisce anche la coerenza tra i vari livelli. Progettare per l'azione. Noi stiamo realizzando da 3 anni un progetto sulla progettazione didattica che si chiama PROBIT. In pratica siamo partiti dall'esigenza di lavorare sulla personalizzazione, solo che finora la personalizzazione è una cosa bella che vogliamo tutti ma che non possiamo fare. È pensabile fare un percorso diverso per ogni studente in una classe? È bello, cioè anche ce lo chiedono per l'inclusione, come costruire dei processi. In realtà quello che noi dobbiamo puntare è far dialogare la personalizzazione e l'inclusione con la sostenibilità e quindi prevedere dei processi, percorsi aperti che sussumono dentro se stessi la diversità. E abbiamo appunto lavorato su PROBIT. PROBIT sta per progettare per la personalizzazione e l'inclusione quelle tecnologie. Lavoro anche con una scuola di Pordenone e vi faccio un esempio tanto per chiarire il discorso. L'Istituto Torre di Pordenone, le insegnanti con cui lavoro, Patrizia Vaglia, Melissa Barbariol, Federica Garutti, il master Loredo Ortu, Flora Bessot della Civin, è la dirigente dell'istituto. In pratica loro progettano, questa è la progettazione del curriculum. Questo è di un modulo e poi arriviamo alla sessione di lavoro. Questi 3 elementi sono tra loro connessi, nel senso che se io clicco dentro un nodo, mi appare immediatamente il modulo, mi appare immediatamente la sessione. E la sessione di cosa è fatta? È fatta delle attività che vado a fare. Leggiamo, dialoghiamo per comprendere, le parole per chiamare e anche, la principessa della pioggia, l'attività per casa. Qual è il vantaggio? Che questa è una mappa, è una programmazione, o meglio, una progettazione che uso in classe, cioè non la faccio solo per me, mi serve anche come mediatore didattico con gli studenti, e gli studenti sanno qual è il percorso che faremo oggi. Un progettista è uno che anticipa, noi la progettazione anticipiamo, la progettazione deve tener conto di quello che noi faremo, e in questo modo noi anticipiamo però non solo a noi stessi ma anche agli studenti il percorso che verrà fatto. Questo permette anche di autoregolare nello studente il percorso e l'attenzione. Uno non può stare attento per 2 ore, ha bisogno di quei 20 minuti, poi si deve riposare, ma si riposa ancora di più, sta più attento quei 20 minuti se sa che domani c'è quell'attività che lo coinvolge in modo diverso, se c'è che c'è il video, perché qua sono esigenti, quando si abituano a questo gli studenti dicono quando arriviamo al video, quando c'è questo, già sanno, chiaramente non è che per tutte le 2 ore sto con questo, io lo faccio vedere, poi faccio l'attività, che ha una linea di serve, ma in più in questo aspetto qua nei vari nodi io metto anche tutti i materiali digitali multimediali che mi servono.
Ormai ognuno di noi ha tanti materiali, ce l'ha in quelle dischette, nelle secondapenne, pennette, pennacce, e poi non le troviamo mai quando servono. Tutto ordinato. Veloce, deve andare subito, e deve andare per poter fare, costruire dei ponti significativi. Quindi perché progettare? Prima di tutto ci siamo chiesti questo, perché progettare esplicitamente? Penso che il professionista di oggi abbia bisogno di progettare esplicitamente. Quando la realtà di ieri era meno complessa, potevamo tenere anche a mente certi percorsi. Oggi, se riusciamo a esplicitarli, questo ci aiuta moltissimo. E mi dicevano queste colleghe, proprio ci siamo anche ultimamente trovati, ci mettiamo intorno ai banchi della classe di una di loro, seduti sulle piccole seggiole, è stato significativo per me. E mi dicevano che per loro progettare, lavorare da 2 o 3 anni su questo ha significato migliorare la loro professionalità nella progettazione. Si rendono più conto di quello, consapevoli di quello che fanno, dei meccanismi, ma anche dei tempi. Sanno che ormai si regolano di più, perché siccome progettano per azioni, per situazioni didattiche, riescono a prevedere meglio i tempi, riescono a prevedere meglio anche le situazioni, si rendono conto meglio di quello che fanno e che non fanno. Anche perché è vero che partono con le macchine, ma queste macchine si modificano in azione. Colorano in giallo o in altro quelle che fanno e i nodi che non fanno, e a loro serve per capire. Ma soprattutto c'è stato un altro vantaggio, il vantaggio anche con gli studenti, perché loro passano velocemente dal micro al macro. Con un click io vado dalla lezione al curriculum. E questo significa, penso che lo avete tutti, avere alla fine dell'anno una maggiore consapevolezza da parte degli studenti di tutto il percorso che fanno. Parliamo prima dei frammenti, dobbiamo dare significato e anche partire dalla sessione di oggi al lavoro dell'anno. E se io posso velocemente andare, riesco a dare questo senso di significato globale anche quando sto facendo lo specifico. Cioè, perché non sto spezzettando, ma sto connettendo livelli diversi. È una rete che faccio, non è un aspetto diverso. C'è anche un discorso sulle tecnologie. Prima un discorso che veniva fatto, le tecnologie di oggi accelerano. Io penso che le tecnologie dobbiamo utilizzarle in modo intelligente. Molte critiche dipendono da noi, da come le utilizziamo. Le tecnologie possono essere un ponte tra i vari linguaggi, possono valorizzare la manualità, i testi e per la riflessione sugli stessi. Cioè, noi dobbiamo usare le tecnologie per accelerare i passaggi in modo da avere più tempo e rallentare sui significati. Cosa significa questo? Ma se io esco e faccio le foto, poi ce l'ho immediatamente, in 3 secondi ho l'iconico quando sto in classe, e dall'iconico al testo il passaggio è molto più veloce. Se io ho la tecnologia della LIM, se voglio discutere con tutti sul testo, lo fotografo col cellulare e lo faccio vedere, io ho accelerato il passaggio dal momento della domanda al momento in cui riflette, c'ho più tempo per riflettere. Non solo, la riflessione è più connessa al momento dell'evento. Quando lavoravo un tempo con la scuola dell'infanzia e facevano le foto, poi dovevano svilupparle, quando ritornavamo in classe erano tempi. C'era pure la Polaroid, è vero, però non sempre costava. Adesso con le macchine digitali ho questa possibilità e io lavoro anche poi in classe a ricostruire, non solo nell'infanzia, anche dopo. Le immagini, i testi, costruiscono testi multimediali. Quindi la tecnologia non tanto come accelerazione delle prassi didattiche, ma come rallentamento delle prassi e come velocizzazione dei passaggi. C'è per esempio Damiano che parla dei mediatori didattici, no? Iconici, analogici e simbolici. Cosa fanno le tecnologie? Permettono un morphing tra questi. Cioè immediatamente quello che faccio, se lo fotografo, diventa iconico. E l'iconico lo posso ritrasformare in testo in produzione testuale. Allora, dove sta la tecnologia? Sta non tanto nell'accelerare tu pur la nostra vita, ma sta nel permetterci, se la dobbiamo, giustamente, permetterci di trovare spazio per quella riflessione che è fondamentale, per dare significato. Non è l'informazione. L'informazione ce la dà velocemente, noi abbiamo il tempo per connettere l'informazione e dare significato. Ma ancora, perché? Quali vantaggi? Per gli studenti. Gli studenti diventano attori in questo percorso perché appunto sono loro magari alla fine a dire ciò che è fatto e che non è fatto, ma sono attori anche perché i loro materiali entrano nelle mappe, le loro produzioni, le loro attività. E, come dico nell'ultima frase,
il discorso fondamentale è quello di rendere sostenibile la personalizzazione e l'inclusione, ma anche regolare in azione. È vero che noi abbiamo molto puntato sulla progettazione, che poi la progettazione vista in questo modo, capite, non è qualcosa che c'è prima, durante e dopo, perché l'artefatto progettuale me lo porta in azione, diventa lo sfondo su cui vado a capire come interviene l'evento, e capisco meglio l'evento perché ho un riferimento. Ma la progettazione diventa anche dopo riflessione, è la documentazione dell'azione, ma la documentazione delle azioni che ho svolto è una documentazione che vado a mettere anche nel coso digitale, quello come si chiama, nel registro digitale, scusate, so che ogni tanto le parole mi sfuggono, nel registro digitale. Nel registro digitale la documentazione che va fatta ormai anche grazie al digitale come una riflessione. Cioè un tempo, quando documentavamo, dopo, grazie al digitale oggi possiamo documentare durante, è l'azione stessa che diventa documentazione e diventa non più un peso burocratico, ma io posso, grazie alla digitale, documentare l'azione per perdere tempo, perdere in senso positivo, a riflettere su quello che ho fatto. Regolare in azione. Ho mandato questo grafico, che è di Diana Lorillard, per me uno dei maggiori esperti oggi di didattica. Questo grafico va letto in questo modo. Questa è come fosse la colonna del docente, questa lo studente, grazie, siete troppo tecnologici. Mi sentite se parlo forte? Sì. Questa è la colonna del docente, studente e i pari. Noi abbiamo diversi cicli. Il docente come interviene, prima di tutto? Direttamente nella comunicazione, ma anche preparando dei materiali e formando degli ambienti di apprendimento, i testi, i libri o altri materiali che diamo. L'azione didattica è un ciclo continuo in cui il docente propone, dà degli input, gli studenti danno dei feedback e è un ciclo che andiamo, ripetiamo tante volte per avviare il percorso di apprendimento che è fatto di una prima produzione di concetti, di modellizzazioni che fa lo studente, produzione che in base al ciclo della comunicazione sia col docente sia con l'ambiente viene continuamente regolato, quindi c'è una prima posizione che va regolata nel tempo e l'apprendimento è un po' questo. Ma cosa c'è di dietro? E c'è proprio questa ricorsività nel nostro rapporto tra insegnamento e apprendimento, ne parlava prima anche Patrizia. E poi c'è l'altro ciclo che è fondamentale tra lo studente e i pari, e quello è un ciclo diverso. Quello che dico di pari è qualcosa che noi lo giudichiamo in modo, o lo studente lo giudica in modo diverso perché ha la sua, può contrastarlo, può criticarlo maggiormente. Quello che dicono i docenti, non c'è sempre questa sicurezza di poterlo criticare. Quindi questo ciclo ha una funzione molto diversa da questo. Simile è un grafico che a me piace molto, che è quello di Damiano, dell'ultimo testo di Damiano, quello di anni fa, in cui vede il triangolo e l'insegnamento come questo è il genio dell'insegnante, il processo di insegnamento come un equilibrio, come una mediazione tra diversi processi, i processi comunicativi, i processi relazionali, i processi didattici, e io devo come insegnante, io come professionista, costruire l'equilibrio tra questi, equilibrio che tiene conto di tutti. La mediazione non è tanto la mediazione in senso negativo come qualcosa che va bene per tutti. Mediazione come spazio di mezzo è l'azione didattica, spazio di mezzo che riesce a connettere questi vari elementi. Ed è questo concetto di mediazione, secondo me, che si abbina a quello che abbiamo visto prima con la Lorillard, che è questo ciclo di ricorsivo tra insegnamento e apprendimento. Ciclo ricorsivo che possiamo vedere anche in questo grafico. In fondo cos'è l'azione didattica? È lo spazio dove due traiettorie, quella dell'insegnamento e quella dell'apprendimento, quello dell'insegnante, quelli dei singoli studenti e del gruppo classe, che anche quello è un sistema complesso, quindi ha la sua identità, partono da una distanza iniziale e in questo spazio d'azione, grazie alla mediazione, vanno pian piano
un po' ad allinearsi, se tutto va bene. È chiaro che non ci sarà mai un'identità totale. Quello che noi pensiamo, il concetto come lo pensiamo noi, è diverso da come lo reinterpretano, lo ricostruiscono e lo elaborano gli studenti. Ma saranno sicuramente più allineati. E questo allineamento avviene all'interno dell'azione didattica e dello spazio nostro di insegnamento. Grazie.